Radio Truman e di Truman TV una nuova puntata di Food Emotion, Andrea Mustorgi. Ovviamente con noi c'è anche Donatella Ferraris, perché in quanto organizzatrice di eventi e manager in campo appunto di artisti, è qui con noi perché è gradita ospite di Mustorgi. Grazie, è sempre molto curiosa. È sempre molto curiosa di ascoltare le cose belle che ha da raccontare Andrea. Buongiorno a tutti. Ci eravamo lasciati nell'ultima puntata con un'anticipazione proprio brevissima di l'identikit delle due star, la Ferragni e Fedez, e volevamo analizzare adesso più nel dettaglio quella che è la visione, perché qua parliamo addirittura di visione, non solo di organizzazione di quello che sarebbe l'evento, ma la visione, che ciò significa che il Mustorgi ha in mente, deve fare una progettazione e deve avere una visione per organizzare un evento di questo tipo. A te, certo. Andrea, sì. Grazie Cristina. Naturalmente trattasi di due personalità eclatanti, no? E quindi chiaramente anche un po' esagerate, come diciamo è un po' nel loro stile, per quanto la finalità, diciamo, è poi quella sempre di accattivarsi quello che è l'interesse, diciamo, di un parterre che sempre di affezionados a loro particolarmente. E quindi parliamo di un evento eclatante, un evento superlativo, con toni ovviamente estremamente significativi, quindi una location strepitosa qua del Portofino, quindi diciamo una chicca, un gioiello incastonato nella roccia, diciamo un nostro fiore all'occhiello, e quindi ho immaginato sicuramente di dedicare a loro questo borgo estremamente così pregno, diciamo, di fascino, quindi di risonanza internazionale, di massimo prestigio, e in questa cornice pensare quindi a un evento gold dove gold è il dress code di questo evento, e quindi anche tutti i suoi partecipanti lo dovranno rispettare. E tutto dovrà corrispondere a dei canoni ben precisi, estremamente gold. Quindi anche la scenografia dovrà rappresentare tutto questo, e per questo motivo io penso che sicuramente la cosa migliore potrebbe essere avere, diciamo, dei personaggi quali Sirene e Dio Nettuno, diciamo, posizionati sul molo per attendere il loro arrivo. Quindi un tema marino, quindi attinente al borgo, però in una chiave estremamente forte, no? Nettuno, il dio del mare, e quale rappresentante migliore che il dio Nettuno? E la sirena ovviamente l'estrema rappresentante della femminilità in una versione marina, con questa coda piena di Swarovski, oro, e quindi completamente laminata, come anche peraltro il dio Nettuno. E questo fa un po' da scintillio, anche diciamo da luce di attrazione poi di loro, del loro arrivo e di tutti i loro ospiti. Loro comunque splendidi su questo Riva Super Aquarama Gold. Ah, e così poi. Ma certo. Posso fare una domanda? Certo, gli invitati, il dress code gold, basta un accessorio o li vuoi proprio tutti vestiti d'oro? Allora, diciamo che per l'uomo, a parte il Fedez, che ovviamente sarà total gold, però per quel che riguarda gli ospiti sarà sufficiente avere, diciamo, un accessorio, che può essere una cravatta, che può essere il cinturino dell'orologio, che può essere magari una scarpa in vitello spazzolato verniciata oro. Comunque dei particolari possono essere anche, come anche una giacca gold, per esempio. Ovviamente la Ferragni anche. Assolutamente, total gold, ovviamente, certo. Poi lei ovviamente poi ha anche la possibilità di esibirsi comunque con dei gioielli eclatanti, ovviamente. Quindi, diciamo, tra il gioiello, l'accessorio e l'abito, e lei,
comunque anche, quindi diciamo che l'effetto non può essere altro che eclatante. Gli ospiti quindi variegati in questo senso qua, e naturalmente comunque anche una sorta di red carpet, gold carpet in questo caso, quindi un carpet gold dove poi loro scenderanno con l'aiuto delle sirene per quel che riguarda Fedez e dei Nettuno per quello che riguarda la Ferragni, avranno agevolato il passo per salire su questo gold carpet che li porterà poi su questo palcoscenico che sarà costruito come una palafitta di lusso sulla piazzetta, dove loro saliranno e si potrà quindi dare via ai saluti di benvenuto a questo grande evento a tutti gli ospiti internazionali che nel frattempo con delle navette via terra, elicotteri che arriveranno e potranno quindi atterrare al centro della piazzetta, più tutto quello che è, diciamo, l'arrivo via mare, darà un concentrato di tutti gli ospiti convergenti, quindi tutto in piazzetta. Per quel che riguarda il ricevimento sarà ovviamente completamente gold, dove ovviamente lo champagne scorrerà a fiumi con queste particelle in foglia d'oro che quindi galleggeranno, diciamo, tra le bollicine dello champagne, e ovviamente poi il curry, lo zafferano e tutto quello che sono le spezie che ricordano quindi l'oro saranno protagonisti di questo ricevimento, certamente. Ovviamente non potrà mancare anche uno zabaglione caldo espresso, chiaramente, che rappresenterà un po' una colata gold, no? Perché comunque poi non verrà servito in tazza, bensì in una fontana a cascata alla quale poi si avvicineranno gli ospiti con un calice. Così, per dire. Certo, no. Certo. Con la coppa... Certo. Con la coppa ti avvicini alla fontana a quattro piani di zabaglione caldo, effetto lava oro, e puoi quindi prendere, diciamo, quella che è la degustazione di questo zabaglione espresso, naturalmente. E circa invece la fragola che in genere ha tradizione di essere imbevuta di cioccolato, no? E quindi ha questo abbinamento, in questo caso no, in questo caso sarà gold anche la fragola. Fragole champagne in versione gold, quindi. Una domanda a livello pratico, sì. E anche culinario. Queste foglie di oro si trovano? Queste foglie oro si trovano, assolutamente. Sono d'oro vero o parliamo di oro vero? Ah. Assolutamente. No, sono oro, è oro vero, ovviamente in una lamina estremamente sottile, che viene già preparata, proposta in fogli di lamina e coi quali poi si può ovviamente rivestire, puoi fare anche del sushi gold ad esempio, invece di mettere la foglia d'alga tu rivesti, esattamente, tagli e rivesti in foglia d'oro. Ovviamente qui parliamo di cose a livello altissimo, di grandissimo prestigio, che in determinati ristoranti di nicchia vengono considerati. E comunque parliamo di oro 24 carati e di una lamina estremamente sottile che viene usata, appunto, edibile, no? E quindi che viene usata assolutamente. Lo champagne ce l'ho ben presente perché ho potuto degustare le bottiglie, quindi sì, quella è edibile, ma non pensavo che nell'elaborazione, insomma, di questi piatti si potesse usare proprio comunque sempre, sì, queste foglie di oro. Pensavo ci fossero tipo dei coloranti a base, no, di menti dorati. Ah, proprio l'oro. Quindi, no, assolutamente. Proprio perché qui parliamo di oro autentico, ma cosa potrebbe andare a costare party di questo tipo? Beh, diciamo che se io dovessi fare, ecco, diciamo, un costo, budget, un costo ad personam, vabbè, bisognerà calcolare, diciamo, più o meno intorno, se lo facciamo dedicato total gold, che è quello che poi bisognerebbe fare, ovviamente oscilliamo intorno ai 2000 euro a commensale, più o meno la cifra
La cifra è quella, diciamo. Sì, sì, sì. Proprio da big. Esatto, da super big. Da super VIP. Diciamo che infatti in cucina, diciamo nel ristorante stellato, hai sempre magari un piatto gold, no? In genere, cioè non hai mai un total gold nel menù. Adesso qui parliamo di un qualcosa di straordinario che viene inventato un po' ad hoc, ecco. Quindi ha un suo significato. Sicuramente diciamo che è un evento in stile Fedez Ferragni, questo. Ah, sicuramente, sicuramente. E ci sono altre portate, diciamo rimane tutto sul laminato gold? Laminato gold, allora beh, io lo avrei previsto appunto in questo champagne, servito in questo modo, poi comunque avrei fatto anche del ghiaccio, diciamo con una base di lamina quadrata della dimensione del cubetto di ghiaccio, affinché sembrasse appunto che ci fossero dei cubetti, dei lingotti, diciamo, no? Okay. Dei piccoli lingotti, che poi si possono quindi, diciamo, usare in varie situazioni. Poi per quel che riguarda il primo, beh, io in assoluto avrei fatto un bel risotto gold, usando quindi sicuramente l'ingrediente, diciamo, del curry, che comunque è un ingrediente estremamente elegante e anche comunque un po' afrodisiaco e diciamo anche un po' sognatore, no? Perché il curry ti porta ad atmosfere orientaleggianti, quindi comunque affascinanti, sempre un ingrediente che ha un suo perché, che coniugato all'arancia potrebbe fare questo risotto gold con quindi un sapore, diciamo, misto del curry, che ha sempre una punta piccante, con l'arancia, che lo rende un po' dolce, ma non troppo, perché poi con una bella fiammeggiata di brandy, chiaramente va a coniugare, diciamo, un gusto all'altro. Ecco, questo l'avrei senz'altro fatto come tipo di primo piatto. Poi avrei sicuramente fatto una Chateaubriand come tipo di secondo di carne, usufruendo di questa lamina in foglia d'oro, proprio perché nell'esecuzione, inserendola, poteva dare l'impressione di essere un cartoccio gold, quindi un effetto stupefacente anche in quel senso, mentre invece poi nel caso del pesce avrei visto meglio un qualcosa diciamo legato più ai crostacei, perché il crostaceo è comunque sempre qualcosa di maggior prestigio. Di più, esatto, di più chic. Ecco sì, esattamente, certo. Esattamente, quindi non sarei andato sul pesce, bensì sul crostaceo, avrei fatto magari un capo magro imperiale gold, ad esempio, per cui avrei rivestito l'aragosta imperiale in Bella Vista in lamina d'oro, quindi l'avrei presentata totalmente gold. E poi avrei fatto magari un tentacolo di piovra, che sarebbe, diciamo, la versione elegante del polpo, certo. Ecco, e avrei fatto magari un carpaccio di piovra gold, ecco, come tipo di alternativa al pesce. Poi sul dessert, a parte poi la torta, che poi avrebbe avuto un'altra entrée estremamente scenografica, avrei comunque fatto anche, diciamo, un passaggio sicuramente di un sorbetto particolare, dove ci fosse e, diciamo, l'elemento della passione rubino coniugato al gold, quindi un sorbetto di lampone gold, avrei visto bene, che coniugava un po' tutti e due i significati, diciamo, del pietra preziosa e oro, certo. Esattamente, quindi questo sorbetto, il passaggio e poi il dessert, dove avrei messo magari un grappolo di ribes vicino appunto a un lingotto di cioccolato rivestito gold, e poi vabbè, e poi naturalmente avrei fatto una pavlova, che la pavlova è la regina, diciamo, un po' delle torte, la meringa con la panna e tutta la frutta fresca. In versione gold, la trovo estremamente raffinata, la pavlova, diciamo che è una torta poco vista normalmente, perché è una torta molto elegante. Andrea, ci vuoi parlare del Home Holiday La Selva?
Esattamente. Allora, Home Holiday la selva, Countryside and Sea, per la precisione, campagna e mare, è una, nasce, diciamo, come casa di caccia di mio nonno, console in Italia del San Salvador, che volle fortemente poco prima della mia nascita, purtroppo perché mia nonna invece l'aveva a tutti i costi desiderata proprio in Riviera e quindi diciamo che il valore sarebbe stato ben diverso della proprietà. Comunque allora usava molto la caccia, usava molto la casa di campagna e comunque nei rapporti internazionali diplomatici di mio nonno avere poi gli ospiti sia in città che in un contesto bucolico per il motivo della caccia era motivo di prestigio e quindi lui la volle invece là. Quando poi ebbi io nel, diciamo pochi anni fa la proprietà di questa casa, estremamente impegnativa, molto grande, con un parco, una riserva di caccia, la fonte, è una casa importante, e pensai che essendo anche molto in auge come tipo di scelta, diciamo, da parte dell'utente finale che preferiva un contesto, diciamo così, più familiare, più esclusivo che l'albergo, ho detto beh, io potrei trasformarla in una casa vacanze, ma una casa vacanze ovviamente particolare, perché comunque non è una casa di campagna, è una casa in campagna, che è diverso. È una casa quindi estremamente elegante, estremamente, diciamo così, confortevole. Confortevole, poi comunque anche con un significato, diciamo, che possa coinvolgere sia il contesto, che sicuramente un contesto così di campagna, anche a quello di un prestigio interno che ti consente di fare cene, eventi, feste con un certo... Ok, ma visto che per colpa mia siamo usciti dal tema del, della nostra rubrica, adesso ci devi spiegare a cosa abbiniamo il discorso home la selva in questo caso. Allora, il famoso ospite non VIP, c'est moi. Voilà. Sono proprio io che non sono assolutamente VIP per nulla, ma diciamo che in qualità di Scorpione sicuramente ho una grande ambizione e ho anche sfaccettature particolari un po' da manuale, no? Comunque lo Scorpione è molto istrione, molto egocentrico, molto esibizionista, però peraltro anche generoso, comunque molto di cuore, pieno di passione, di dedizione. Faremo una rubrica di oroscopi, Andrea, adesso però continua. Assolutamente, quindi ipotizzando quello che sarà il mio compleanno di, ahimè, questi prossimi 60 anni, ho pensato che per rappresentarlo nel modo, diciamo, più che rispecchi di più la mia personalità, si svolgerà in quattro serate. In quattro serate che rappresenteranno un po' quello che è, diciamo, ciò che amo, gli ambienti che io amo. E quindi direi che in una scaletta che io posso ipotizzare, posso pensare di iniziare, diciamo, un po' con uno scrigno, con una serata intima, estremamente intima, molto romantica. Il romanticismo è un aspetto assolutamente del mio carattere, poi tu Donatella lo sai che mi conosci da una vita, e quindi la penso in un magnifico ristorante emozionale, che io peraltro seguo in qualità di PR, procacciatore di cene, feste, eventi, che è Ora Blu a San Michele di Pagana. Ah, l'abbiamo anche già sentito. Posto incantevole. Esatto, è un ristorante estremamente particolare perché è stato pensato proprio dal proprietario, la famiglia proprietaria, la famiglia Fumer di Milano, proprietaria di questo ristorante, e appunto il figlio Mario, proprio così osservando il tramonto, diciamo, a San Michele di Pagana, una sera d'estate vide che a un certo punto il colore del cielo si uniformava al colore del mare e quindi ecco il nome del ristorante, Ora Blu. Arriva un'ora in cui tutto è blu. E così diede il nome appunto al ristorante. Il ristorante praticamente è arredato e rievoca esattamente quel tipo di scenografia. I tavoli non sono altro che la battigia in ulivo con questa onda di cristallo al centro illuminata da sotto,
i muri sono esattamente del colore del tramonto e quindi tutto rievoca l'esterno. Ecco, lì sicuramente io partirò appunto con i miei festeggiamenti invitando con una cernita ben precisa di inviti, dove selezionerò coloro che sono proprio, diciamo, all'interno del mio cuore. E quindi lì, essendo poi appunto anche avendo una capienza molto limitata e un'atmosfera estremamente pregna, diciamo, di passione e appunto di romanticismo, farò la prima serata. La seconda serata, invece, la voglio fare all'opposto, la voglio fare bucolica, la voglio fare in questa casa di campagna, la Home Holiday, la Selva Countryside and Sea. E lì invece inviterò anche quel fronte, date le mie esperienze di vita, di lavoro, di persone che io ho coltivato e frequentato da quelle parti, perché sono stato anche molto girovago, no? Poi nella mia vita, da un certo punto in poi, in cui lasciai il periodo Donatella Ferraris, il periodo di Rapallo, dove Donatella veniva una a casa gioventù. Mia. Esatto, meravigliosa, di quegli anni stupendi, 70. E quindi trasferirò lì questa seconda serata con questi fronti vari, Piemonte, Liguria, e farò, diciamo, lì un menù che sicuramente rievoca, diciamo, tutti i prodotti autoctoni del territorio. Quindi siamo in zona Piemonte, io ho amici anche importanti che lavorano nel mondo del food and beverage. Cito uno fra tutti, Massimo Martina, un bravissimo chef, bib gourmand, lo chef più rock d'Italia, uno chef eccezionale. Conosciamo benissimo. Esatto, che vediamo anche alle Dolci Terre dell'Outlet MacArthur & Glen di Sierra Valle, in show cooking qualche volta, diciamo, alla settimana. E comunque, diciamo, che è uno chef estremamente di punta in zona Piemonte. Ecco, quindi lì creerò questa compagine con dei piatti piemontesi autoctoni, diciamo in una versione un po' più country, magari comunque un country chic, perché comunque sarà bello anche lì dare un'immagine comunque importante, sempre 60 anni sono anche lì. Dopodiché passo a un'altra parte di me, la parte... più birichina, quella più godereccia, e allora torno alla palla. Poteva mancare, non assolutamente. Diciamo che faccio ancora una citazione su questo scorpione, dice sì il principe dell'Eros, non l'ho detto io, quindi non accusatemi in questo caso di egocentrismo, perché non l'ho detto io, è stato detto da specialisti, non so. Comunque è stato detto. Senti, scusa Andrea, ti interrompo un attimo, perché queste tue nozioni, appunto, per quanto riguarda i segni zodiacali, sono anche importanti per quello che è poi la visione che il progetto che proponi agli eventuali anche clienti e che si vuole affidare a te per l'evento. Per questo parliamo appunto di segni zodiacali in questo senso, perché tu, che sei comunque specialista, quando ti si presenta un cliente o insomma un committente, tu intanto vai a studiare la persona, perché dovendo fare, no, questo evento organizzato in maniera così personalizzata, ovviamente hai la necessità di capire profondamente il committente e la sua natura. Ecco, volevo fare questo inciso, perché sennò sembra che si divaga sui segni zodiacali, ma fa proprio parte di quello che è il nostro... È un suo studio del personaggio, certo. Esatto. Nel suo studio del personaggio da coinvolgere ci mette anche il segno zodiacale, è logico. Assolutamente. Perché le caratteristiche. Assolutamente sì, anche perché Food and Emotion è proprio la psicologia collegata al cibo. E quindi perché la psicologia? Perché io entro con la mia sensibilità, capto quella che è la configurazione caratteriale del mio committente e quindi cerco di creargli una cena, una festa, un evento decisamente su misura
sul suo carattere, che rappresenti il mio committente il più possibile affinché ci sia quindi un profilo estremamente forte, estremamente d'impatto, impattante, diciamo, no? Poi anche per i suoi ospiti. Quindi questo è un passaggio fondamentale. E questo io riesco a farlo senza fare troppe domande, semplicemente anche osservando il mio committente, e da due parole riesco a capire un po' quello che è il suo cuore e la sua anima, diciamo. Questo magari è un qualche cosa al quale io sono abbastanza predisposto. Tornando a questo passaggio, diciamo più friccicariello di questo evento, cominciamo con i bagordi, e quindi torniamo a Rapallo e andiamo dai miei amici siciliani, la famiglia Costanzo, con Rocco e i suoi fratelli. Il ristorante siciliano col quale io collaboro anche attualmente e col quale ho progetti molto ambiti, anche futuri. Loro sono felici di pensare di poter festeggiare a me questi 60 anni perché mi considerano uno di famiglia, e di conseguenza per me celebrare, diciamo, una parte di questo mio compleanno è assolutamente veramente un privilegio, e anche sicuramente mi crea un'emozione fortissima, perché essere trattato come un fratello da delle persone che ho conosciuto solo nel 2009 direi che è qualcosa di sensazionale sicuramente, e che quindi mi riempie e mi scalda il cuore. Io farò questa serata, che sarà la penultima, diciamo, dei miei festeggiamenti, sarà una serata ovviamente tutta in stile siciliano, sarà una serata estremamente godereccia, e quindi anche il dress code sarà più che altro, diciamo così, un po' più che estremamente elegante, sarà un po' celebrativo. No, non sarà affatto bucolico. Ah, ecco. Sarà molto celebrativo del corpo ovviamente, perché entriamo nell'anima siciliana, terra di passione, e quindi... Fuego. Ovviamente fuego, assolutamente. Quindi sarà tutta una serata con dress code red and black, quindi rosso e nero. A nozze. Assolutamente, e quindi ci si potrà sbizzarrire sia i signori e le signore con entrambi i colori, chiaramente. Quindi questo sarà il dress code della serata, e poi vabbè, sul ricevimento, sul cibo, ovviamente quello che io cercherò di proporre sarà il couscous all'antica, il couscous fatto nella couscousiera, che nessuno quasi fa, che è un recipiente di terracotta che poi viene sigillato con una pasta di pane, dove viene cotto il couscous, e poi lo si fa o di terra o di mare, quindi con accompagnamento di pesce, sia a zuppetta che anche grigliato. Molto ricco, chiaramente, come tutto ciò che è siciliano, e sarà un piatto quindi estremamente importante, no? Variegato su vari fronti. Poi, logicamente, nella parte invece quella dell'aperitivo, qui non andiamo tanto per il sottile con cose troppo raffinate, qua bisogna andare proprio su cose che riempano la bocca di sapori buoni, di sapori forti, quindi le arancine, e sarà il momento delle arancine, dello squincione, delle panelle. Gli aperitivi di Rocco sono stati mitici a Rapallo, Cristina, tu non lo sai, ma te lo possiamo dire. Vabbè, sarò ecco, brava, brava. Beh, chiaramente sarete mie special guest, chiaramente, della serata, ci mancherebbe altro. Questo è ma ottimo. Caro, noi faremo un vero e proprio reportage di questi palchi. Infatti. Noi veniamo con le telecamere, non pensare di passarla liscia. Anticipazioni per la prossima puntata. Come ci puoi sorprendere? Dobbiamo farti avere un identikit noi, sia per i VIP che per la persona comune, o lo facciamo, lo chiediamo ai nostri ascoltatori e telespettatori? Cosa dici? Cosa facciamo? Mi piacerebbe molto che i telespettatori, ecco, dicessero loro cosa desiderano avere di riferimento. Mi piacerebbe tantissimo, assolutamente. Bene, allora attendiamo.
Attendiamo una sfida dai nostri ascoltatori e telespettatori. E a proposito di sfide, guarda, brava, c'è di incroci, vi avete dove potete seguire e dove potete mandare tutto quello che è. Quindi, la vostra idea. Seguiteci, che ovviamente alle spalle Donatella sono i riferimenti dove possiamo accogliere la vostra sfida per Food and Emotion, Andrea Mustorgi, e lascerei ad Andrea il motto di Food and Emotion, che è, anche questo è un motto rappresentativo. Che è il piacere del superfluo. E tutto non so ciò, assolutamente, è tutto ciò che va oltre la normalità, la banalità, la consuetudine, è il sale della vita, è tutto ciò che fa sognare, è, diciamo, quello che rappresenta la realizzazione di un qualche cosa che si vorrebbe realizzare. Va bene, grazie Andrea. Allora, un emozionante saluto a tutti, dopo di ciò. Assolutamente. Alla prossima puntata. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Buona serata, grazie.